Male a tutti ragazzi, qui è JB Scorpio. Quest'oggi vi porto su PlayStation 3 per fare una partita su Killzone 3, che è una o 12 vite che non gioco Killzone 3. Comunque ci divertiremo come al solito insieme, come al solito spero, insieme con questa partita di, ripeto, Killzone 3 per PlayStation 3, registrato tramite Avermedia, ma non solo con la Avermedia perché registro con Action. Adesso, fra qualche secondo cominceremo a vedere le immagini di questo gioco, di codesto gioco o di questo gioco, fa lo stesso. Killzone 3, ricordiamo, su PlayStation 4 uscirà il seguito. Intanto qui andiamo a vedere immediatamente il gioco. Un attimino, ecco qui. Vediamo che questa è la modalità guerriglia, in poche parole. Trasciniamo ingegnere, come va? Scusate, là abbasso un momento l'audio. In poche parole è un deathmatch a squadre. Vediamo, questo per esempio è, anche qui, come in tanti altri giochi, ci sono praticamente le classi. Che casino con l'audio. Ci sono le classi. Questa è la classe leggera, quella che a me piace di più. Prima uccisione. Dopo anni. Maledetto, quello per esempio è, è la classe cimbiera del medico, che può diventare invisibile, usa il fucile da cecchino. Il gioco a me è piaciuto molto, ho giocato per un po' di tempo, poi come comunque tutti i giochi dopo un po' stancano e sono andato a passare ad altro. Diciamo che un gioco di questo genere non so come definirlo perché non assomiglia a nessun altro al quale abbia mai giocato. Dopo tanto tempo risulta difficile, soprattutto il comando del pad, abituato sempre che ormai gioco con tastiera e mouse. Ed è molto, molto pesante. Soprattutto con quest'arma qui, che comunque è una mitraglietta. Qua per esempio potete ricaricare le munizioni e cacciare dal massimo. Io non mi ricordo assolutamente. Oh, cazzo! Ah! Scusate, non mi ricordo totalmente, completamente le specialità. Per esempio, mi pare che posso chiamare una torretta, se non sbaglio, oltre a riparare tutti i mezzi, oltre alle torrette anche le casse di munizioni. Questa è la specialità del ingegnere. In più ci sono altre classi, qualcuna si nasconde, per esempio, e diventa invisibile, come avete visto. Chi si fa seguire da un robot, chi come me ha una torretta, che ora piazzo. Vediamo se posso piazzare qui. Vediamo, 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 vediamo. Piazzata la mia torretta, eccola qui come potete vedere. Lanciamo una granata qui. Vediamo se c'è un nemico qui sotto. Qui c'è uno mezzo morto. Vediamo se riesco a prendere qualche nemico. Cioè, mi ricordo neanche che vuole il pulsante per abbassarsi. L2. Vediamo se riesco a prendere un dannato maledetto. L'inattività si fa pagare, ragazzi, che vi devo dire. Cazzo sto dicendo? Ma che cazzo sto facendo? Non riesco manco a incazzarmi perché è bravissimo. Perché così tanto che non gioco che mi aspettavo, anzi aspettavo addirittura peggio. Che non riuscissi neanche a muovere il pad. Ah, troppo lento! Vediamo se riesco a prendere questo.
preso. Oh cazzo, cazzo, cappa! Ma mi sono suicidato. Poi devo vedere come si vede, perché comunque collegandolo al computer non ho la stessa visione. Ripariamo questa cassa, stessa visione di quando attacco al televisore. Si vede leggermente più sgranato. Andiamo a prendere munizioni come al solito. Vedete, il gioco è molto, in questa modalità diciamo che è molto frenetico. Cioè, è abbastanza frenetico, non quanto Cotte. E lo stile di gioco è totalmente diverso, è ambientato in un'epoca, futuristica. I ragazzi non sono più capaci di giocare. Posso farvi solo vedere il gameplay, ma se cercate una bella partita mi sa che dovrei cominciare a giocare per bene. Perché in questo caso non riesco. C'è neanche a muovere il joypad, è pazzesco. Là c'è una granata, perché vedete la luce rossa che lampeggia in quella porta. Una specie di mina. Quindi magari passo di qui. Vedete, non riesco a muovere il pad, non sono più abituato. Quello è un nemico. Eccolo lì, quello è un nemico. Vedete? Si è tramutato in uno di noi, ma so che benissimo che è un nemico. Perché lampeggia la scritta BASTARDO! Ci ho ucciso entrambi! Vendetta! Vediamo se posso mettere una torretta da qualche parte. Perché mi sa che la mia è andata totalmente. Dai ragazzi, quello che cazzo mi ha ucciso? La tua fazione ha perso. Naturalmente ho fatto veramente cagare. Naturalmente questo è il pad della PlayStation. Ed è, ormai mi è diventato difficilissimo abituarmi al pad. Mi chiedo chissà da quant'è che registro. Vediamo se posso far vedere un'altra piccola partita. Questo gioco, che comunque è un bel gioco, come vedete, nonostante il tempo sia passato e non se ne parla molto, non ci sono neanche molti video su Google di questo gioco ultimamente, i giocatori ci sono perché anche nel 2 ci sono i giocatori, perché il gioco è veramente carino ed è abbastanza originale. Di questi tempi è veramente trovare un gioco originale è molto difficile. Infatti ho provato COD e sono tutti uguali. Battlefield, bel gioco. Sì, vabbè, è un'eccezione. Medal of Honor è una copia di quello. Crisis non è né carne né pesce. Soprattutto in multiplayer. Perché cosa abbiamo come altri? Sparatutto. Ho provato anche Warface, Free to Play, che comunque non è niente di che. Questo in verità è stato un gioco che mi ha tenuto abbastanza inattivo, per così dire, ma alla fin fine, dopo un po', come ripeto, cioè mi ripeto, tutti i giochi un po' stancano. Vediamo di farvi un'altra partita. Magari se diventa troppo lungo il gameplay, stacco un attimo. Diciamo che in questo caso la guerriglia ha fatto. Oh, bastardo, chi mi ha sparato? Non riesco a muovere il pad, il problema è questo, non riesco a. Sono completamente scoordinato, vediamo di aggiustare questa cassa di munizioni. Almeno prendo punteggio, vedete, prendete punteggio con l'ingegnere. Magari dovrei far vedere qualche altro. Questa è la mia classe preferita. Sto dicendo, il primo Killzone mi sembra non avesse il multiplayer, è uscito da PlayStation 2, non sono convinto di quello che dico. Invece, cazzalina! Invece dal Killzone 2 sono uscito da PlayStation 3 e sono stati subito amati, soprattutto
Ricordo che Killzone 2 all'inizio trovo soprattutto giocatori giapponesi che magari non sono così attaccati agli FPS come invece gli occidentali. I giapponesi solitamente preferiscono più dei giochi alla... dei giochi di JRPG. Vediamo di piazzare una torretta qui, sperando che faccia il suo compito. Nel frattempo io vado all'attacco. Una caratteristica di questo gioco è che una volta che io muoio, a differenza per esempio a COD, che gli accessori che io piazzo, morto, perfetto, accessori, una volta io sono morto come un coglione. Una volta io, cioè una volta che sei morto, gli accessori scompaiono, mentre in questo caso Killzone, la mia torretta, rimarrà fin quando non viene distrutta. Infatti ora vi farò vedere che la mia torretta si trova sempre lì. A meno che qualcuno l'ha distrutta. Qualcuno l'ha distrutta. E io la ripiazzo. Controllerò la prossima morte. Anche se qui... Oh, ma chi cazzo è? Pezzo di merda che si è travestito da mio amico, io lo sapevo. Chiedete se il gioco è consigliato, il gioco è più che consigliato. Ragazzi, però non riesco veramente, quella sotto mi ha ucciso. Non riesco a giocare. Per mancanza comunque di abitudine, ormai ho perso totalmente l'abitudine. E che cazzo, ma quello... Vendetta. Ucciso anche lui. Cazzo, mi stavo uccidendo. Bastardo, sono morto. A me questo gioco è piaciuto veramente tanto, è bello, è veramente... A un certo punto vi sarà anche di droga. Io mi ricordo che ho smesso di giocarci. Causa, se non ricordo male, vendita di PlayStation 3 al tempo, e l'ho ricomprato. Poi l'ho ricomprato e comunque vi farò vedere anche altre classe. Sì? Non so come, ma vi assicuro che vi farò vedere un'altra classe. Ah, ecco qui. Il medico da campo. Con abilità una corazza. Questa è la sua... una delle armi del medico da campo, io... Cioè non mi ricordo neanche le armi, cioè ragazzi, sembra che non gioco da... No, da una vita, da... Ma sono morto comunque, ci provo. Ce l'ho fatta in ogni caso. Maledette torrette. Quello invece l'ha messa nel posto giusto, la torretta. Io ho avuto qualche difficoltà. Tardo e pezzo di merda. Si è travestito. Di nuovo ucciso. Comunque ragazzi, spero vi sia piaciuto. Supportatemi con mi piace e iscrizioni. E alla prossima, JP Scorpio.